occasione della festa della donna, la senatrice Federica Chiavaroli ha deciso di visitare una delle due strutture carcerarie femminili in Abruzzo, il carcere di Madonna del Freddo a Chieti. Io sono qui perché ho pensato che la cosa più utile che potessi fare in questa giornata della donna era visitare uno dei due carceri femminili dell'Abruzzo. Io sono qui per guardare, per ascoltare, ma anche per dire che a nostro avviso la vita delle detenute in carcere e dei detenuti chiaramente deve migliorare, perché chi è stato privato della libertà è già stato privato del bene più prezioso che ha, e quindi noi crediamo che debba avere in carcere una vita ispirata il più possibile ad un principio di normalità, e per questo in questa direzione noi muoveremo le nostre azioni. Nel mese di marzo visiterò anche il carcere di Teramo. Io mi sono ripromessa nel più breve tempo possibile di fare visita a tutti i palazzi di giustizia e le carceri abruzzesi, perché voglio vedere con i miei occhi qual è la realtà e che cosa si può fare. Il sottosegretario, insieme alla direttrice del carcere Giuseppina Ruggero, il sindaco di Chieti Umberto Di Primio, il prefetto Antonio Corona, il magistrato di sorveglianza Maria Rosaria Parruti e la presidente della commissione pari opportunità della regione Abruzzo Gemma Andreini, ha visitato l'intera struttura, le celle delle detenute, la cucina del carcere e l'ambulatorio. Io vi ringrazio per quello che ho visto sinora, perché ho visto certamente un carcere che ha una struttura che è quella che è, però ho visto delle persone che lavorano, che fanno questo lavoro con la passione, che è l'elemento che assolutamente fa la differenza in un posto così difficile. Io adesso vi vorrò ascoltare, però vi dico qual è il mio impegno nel mandato che mi è stato affidato. Il mio impegno è di far sì che la vostra vita in carcere possa essere il più possibile ispirata ad un principio di normalità. Io credo che quando si toglie la libertà ad una persona, gli si è tolto il bene più caro, e quindi dopo che vi è stata tolta la libertà io farò tutto quello che mi è possibile, e noi adesso stiamo valutando gli stati generali dell'esecuzione penale, che è un grande lavoro che il Ministero ha fatto sulla attività, sulla vita nelle carceri e sulle attività che possono essere fatte in carcere. Ma l'impegno non può essere soltanto quello a che la vita in carcere sia una vita migliore, che vi prepari a tornare fuori non solo avendo chiaramente riparato agli errori, ma anche con una consapevolezza e possibilmente con anche qualcosa che avete imparato che vi possa aiutare nel mondo fuori. Ma il nostro impegno, il mio impegno da rappresentante delle istituzioni, da parlamentare prima che da sottosegretario alla giustizia, e immagino che sia l'impegno di tutti quelli che prestano la propria attività alla politica, è quello di far sì che quando uscite il mondo che trovate fuori possa essere un mondo migliore di quello che voi avete lasciato. E io sono qui per raccontarvi che cosa in particolare mi piacerebbe fare per non me ne vogliano tutti i signori uomini che si trovano qui. Io sono venuta in questo carcere perché è uno dei due carceri femminili che si trovano in Abruzzo, e ho pensato che la cosa più importante che potessi fare in occasione della festa della donna è recarmi a vedere qual è la condizione delle donne detenute e capire che cosa si può fare per migliorare la condizione delle donne detenute e la condizione delle donne una volta uscite dal carcere. Per cui quello che io voglio testimoniare qui è che
profonderò un impegno in particolare perché ci possano essere misure concrete che poi aiutino in particolare le donne. Nello spazio dedicato al teatro, infine, sono stati vissuti attimi di commozione durante l'intervento di una detenuta. Io vengo a parlare a nome di tutte noi mamme detenute. A ognuna di noi porta con sé tanti problemi ed è legato con tanto amore ai propri figli. E ciò porta tanta sofferenza, tristezza e malinconia e ci fa spegnere la speranza di poter fare un domani migliore, una vita migliore. Ci siamo iscritti a vari corsi per poter affrontare ciò come teatro, cucito e libere mamme. Quest'ultima è un'associazione che ci fa parlare ed è riuscita a tirare fuori l'amore e l'emozione, che sono fondamentali, che neanche parlando fra noi detenuti eravamo riusciti a tirare fuori. Siamo riusciti a capire che una mamma non può spegnere il suo amore, anzi una mamma lo coltiva e lo salvaguarda da ogni male per i propri figli. Ora loro a causa nostra stanno soffrendo, ma non si rendono conto quanto è dura la vita in carcere. Torni a casa. Ma purtroppo questa gioia, la loro felicità e la loro sofferenza è solo nelle mani di una donna. Buona festa. La senatrice Chiavaroli ha poi accennato al simbolo della presentosa, essenza della tradizione orafa abruzzese, da lei indossato nell'occasione. Un simbolo d'amore donato oggi alle detenute. È un'iniziativa che io ho sposato, promossa dalla Commissione Pari Opportunità della provincia di Teramo. La presentosa è un simbolo d'amore e oggi noi lo doniamo alle detenute perché noi vogliamo con questo gesto far diventare la presentosa anche un simbolo che rappresenti la lotta contro la violenza e che rappresenti anche tutte le donne che non solo hanno subito violenza ma che sono private della libertà. La senatrice ha poi annunciato due giornate di presentazione circa l'esito dei lavori in commissione sull'esecuzione penale. Ci sono stati tavoli di lavoro che riguardano tutta la vita che si svolge in carcere, tutte le misure che ci sono anche alternative al carcere e su questo lavoro noi poi organizzeremo le azioni future.